Italiani e londinesi, buongiorno! Siamo al London Beetle Store, niente da togliere a Abbey Road, ma questo negozio è unico qui a Londra, che racconta la storia di Beatles attraverso gli oggetti, attraverso vinili storici. Poi vi farò vedere anche l'interno, una tappa fondamentale per chi ama i Beatles e chi non li ama, hanno fatto la storia. Ed è un negozio molto particolare perché ci sono anche degli oggetti particolari che vanno a raccontare il mondo dei Beatles, che non se ne sa mai abbastanza. Vedete, ci sono ovviamente le immagini storiche, anche appartenenti a dei vinili. Scrivete sotto questa immagine a quale vinile storico dei Beatles appartiene. Molto molto semplice. Allora andiamo all'interno a vedere lo store. Si incomincia da questa foto storica, naturalmente, dei Beatles. Anzi, scrivete nei commenti dove è stata fatta questa foto, la strada, e poi si inizia questo viaggio in questo museo dedicato ai grandi. Ci sono ovviamente i video in loop dei Beatles e tutti, naturalmente, i gadget, dai più semplici alle chitarre di John Lennon, al basso di Paul McCartney. Insomma, ci sono veramente tantissimi oggetti, ovviamente gli immancabili occhialetti di John Lennon e Yellow Submarine. Eccolo qua, guardate, guardate, costano 16 sterline, ma ne vale credo la pena, sono pezzi unici. Allora andiamo un po' a vedere, è molto piccolo, però c'è tutto dentro, ci sono borse, collarini, vedete, a me piace questo, che probabilmente lo comprerò e lo porterò in studio. Eccolo qua, il famoso Yellow Submarine. Allora, tutto qui parla ovviamente della storia dei Beatles, dagli inizi fino ai giorni nostri, perché secondo me i Beatles ancora vivono attraverso le loro canzoni. E attraverso ovviamente chi è rimasto in vita. Eccoci qua, ci sono anche i testi, vedete, ci sono chi è appassionato di musica e vuole riprendere addirittura gli spartiti originali. Vedete, ci sono tutti gli spartiti originali dei Beatles per riprodurre la musica, libri che raccontano la storia. Guarda, ci sono le felpe. Ma quello che a me piace di più, ovviamente, c'è anche il quadro di John Lennon. I costi ovviamente sono molto alti, ma ci sta perché sono pezzi veramente molto originali, carini nel suo genere. Guardate, eccolo qua, 80 sterline. Eccoci qua, ancora di Yellow Submarine, che è un po' anche, se volete, uno dei simboli più storici del mitico gruppo. Ecco, io ho già visto una cosa che mi piace, ma ovviamente costa 600 sterline, guardate, ci sono fatti anche a pupazzo, straordinari, già me ne sono innamorato, ma ovviamente non lo potrò prendere, vedremo. E poi ci sono questi vinili, eccoli qua, sono i vinili in argento e in alcuni in oro, The Beatles, vedete, con la mela, l'apple, The Beatles, The White Album, Recording First, è stato registrato nel 1968, il 22 di novembre, al Apple Records, proprio qui a Londra. Si chiamava Apple anche quella, vedete, ci sono le foto ovviamente storiche di un gruppo che veramente ha fatto la storia. Ora molti identificano i gruppi che stanno nascendo in queste generazioni, in questo periodo storico, e molti li così riferiscono ai Beatles, però i Beatles devo dire che sono stati forse il primo gruppo a dare anche una svolta a livello musicale, a livello di moda anche, no? Vedete i famosi capelli a caschetto. Io adoro queste chitarre, guardate le chitarre, guardate. C'è la batteria di Ringo, eccola qua. C'è la chitarra di John Harrison. C'è il basso di Paul McCartney. C'è la chitarra di John Lennon. Sono meravigliose, meravigliose, veramente. Complimenti a chi ha avuto la pazienza di così raccontare attraverso tutti questi
oggetti, guardate. E qui devo dire che c'era già la fila di prima mattina, perché gli appassionati inglesi ancora, ma quelli che vengono anche come turisti, vogliono venire qua. La seconda tappa ovviamente sono gli Abbey Road, ok? E quindi però prima bisogna venire in questo particolare shop. Che dire, ci sono anche, vedete, questi puzzle da fare, anche dei regalini per Natale, altro Yellow Submarine. E prima, parlando con gli addetti qua del negozio, mi raccontavano che ci sono per esempio questi vinili, ora vi faccio vedere, eccoli qua, che sono placcati in oro. Sapete perché? Beh, perché alcuni di questi vinili, non tutti, ora vi faccio vedere quali, sono le prime edizioni, proprio le prime edizioni dei vinili originali che li hanno placcati in oro. Ok, per esempio c'è The Beatles The Tripper, poi c'è The Beatles Yellow Submarine, eccolo qua, ok? Quello è il vinile, il primo vinile originale, però placcato in oro, della prima edizione. Vedete, c'è ancora l'Apple, dove loro incidevano, nella Apple Records. Non so, non mi dite se poi c'è un'affinità tra la Apple di Steve Jobs e questo, ditemi voi. Eccoci qua. Ecco, chi viene a Londra non può non venire in questo negozio. Perché? Beh, perché si perderebbe una parte della storia di Londra. Qui gli anni 60, gli anni 70 si sentono veramente in questo negozio, che tra l'altro è molto storico, storico, ovviamente è in partnership con gli Abbey Road. Quindi, ma la cosa più interessante, e ora vi faccio vedere anche all'esterno, ovviamente guardate, ci sono anche questi quadri molto belli, guardate, addirittura c'è, this is autograph di Beatles 1963, eccolo qua, di Paul McCartney. Beautiful, thanks. Thank you. Have a good day. Quindi venite a vedere questo negozio, perché merita. Si trova in Baker Street. Poi uscite, lasciate i Beatles, basta attraversare la strada e c'è questo store, anche questo molto storico, che è It's Only Rock Roll. Eccoci qua nel negozio del rock and roll, e qui gli amanti del rock and roll possono trovare qualsiasi cosa. Qui le immagini possono ovviamente parlare da soli. Eccoli qua, guardate, c'è tutta la storia del rock. Ok? Quindi questo per farvi capire che chi viene a Londra deve andare a trovare le peculiarità, ok? Poi è vero, in Baker Street c'è anche la casa di Sherlock Holmes, ma questo sarà oggetto specifico di un altro video, perché lì bisogna entrare dentro e raccontare un'altra storia. Intanto, London Beatles Tour. Questa è Londra, London One Tour. Un abbraccio!